quest'anno, a parte le cavallette, ma ho anche quelle. Insomma, abbiamo di tutto. Guardate cos'è arrivato nell'orto. Eccola lì, in tutto il suo splendore. Questo è un cucciolo di cimice. In questo stadio si chiama neanide. Allora, cosa succede adesso? Siamo ancora nella fase iniziale dell'attacco. Se io non facessi nulla, queste in pochissimi giorni diventerebbero esemplari adulti, sarebbero le classiche cimici. Poi esistono quelle cinesi e quelle verdi classiche, ma la sostanza non cambia. Tutte e due le specie fanno danni, danni enormi, soprattutto ai nostri pomodori. Ve ne faccio vedere un'altra, eccola qui, vedete? Ora, finché sono piccole, che sono in questo stadio, loro si muovono in gruppo e riusciamo a controllare l'infestazione. Abbiamo vari metodi adesso per agire. Possiamo raccogliere manualmente, ucciderle, schiacciarle, affogarle. Qui poi sta la sensibilità di ognuno. Non vi dico di allontanarle dall'orto perché queste dove vanno vanno veramente, fanno danni. Oppure possiamo provare a utilizzare qualche prodotto. Ora mi limito al prodotto bio in questa fase, almeno stasera lo proverò per un paio di volte. Zeolite e sapone di Marsiglia. Adesso guardate cosa ho scovato a riprova di quello che vi ho detto prima. Vedete? Queste sono ancora più piccole, sono in una fase ancora precedente rispetto a quello che vi ho fatto vedere prima. Vedete, lavorano in gruppo, si danno manforte, sono piccole. Metto il dito per farvi capire di cosa parliamo, sono veramente piccole. Mettersi qua, toglierla una a uno, qui vuol dire passarci le giornate. E poi qualcosa comunque scappa sempre e non abbiamo risolto un granché. Sono tante, solo su questi due pomodori saranno una decina. Quindi significa che l'infestazione è iniziata. Vi dicevo prima che comincio il trattamento, è la prima volta che lo faccio, di zeolite, visto che è il primo anno che lo utilizzo, e di sapone di Marsiglia. Entrambi hanno funzioni repellenti, ma non solo per le cimici. Quindi vi spiego, la zeolite ha una conformazione tale che praticamente dà fastidio all'apparato sia respiratorio che masticatorio delle cimici, proprio è tagliente come bordi. Mentre il sapone di Marsiglia in questa fase riesce a sciogliere lo scudo che hanno sopra la parte superiore del loro corpo e quindi praticamente le fa morire, le fa soffocare, non le fa più respirare. Se riusciamo a beccarle bene con il preparato, ecco, qualcosina riusciamo a fare. L'alternativa, nel mio caso, se dopo due trattamenti vedo che ancora non ho debellato nulla, è quello purtroppo di utilizzare il piretro. È l'ultima spiaggia, come lo spinosad ovviamente, ma a quel punto posso decidere di fare soltanto la parte bassa dei pomodori, lasciare la parte alta, dove nella parte alta ho ancora un po' di fiori, vedete? Nella parte bassa fiori praticamente non ne ho più, quindi posso fare questa scelta, ma preferirei non arrivare a quei livelli lì. Quindi adesso vi mostro come preparo il mix di zeolite e sapone di Marsiglia e poi lo irroriamo insieme. Siamo nel tavolo degli intrugli. Allora, ci andiamo un po' decisi questa volta, perché bisogna debellare. Dopo questo trattamento, se non funziona, vado di piretro. Mi dispiacerebbe perché il piretro uccide tutto ciò che trova, quindi se va all'impollinatore, purtroppo lo fa fuori. Allora, vediamo, non vorrei arrivare a tanto, quindi ci vado giù deciso. Sapone di Marsiglia, questo l'avevo sciolto, è un sapone puro, dai 10 ai 20 grammi litro. Ne metto 15, 10 litri, 150 grammi. Il problema di questo è scioglierlo. Allora, la funzione combinata del sapone di Marsiglia, che scioglie la corazza ancora in via di formazione dei neanidi, combinato con l'effetto meccanico repellente che ha la zeolite, spero che possa avere qualche tipo di effetto. Sto usando acqua fredda, dovrei usare acqua leggermente tiepida. Questo è un trattamento completamente naturale, non c'è tempo di carenza, non c'è nulla. Cerco di smuovere un po' come posso, dopodiché metterò il tutto dentro una tanica e smuoverò bene, viene fuori la schiuma. Allora, 7 grammi litro, 10 litri, 70 grammi, ho fatto un macello, ce ne teniamo 90, perfetto. Più di questo io non riesco a miscelare, adesso lo metto nella tanica. Allora, c'è ancora un po' di sole, sono le 19:30, ma è una giornata particolarmente luminosa e non lo posso dare adesso, almeno nella parte esposta al sole. Quindi comincerò a darlo qui nella parte in ombra. Una lettrice mi aveva fatto notare giustamente che l'avevo dato con il sole, ma erano 19:45, il sole stava tramontando. Allora, vediamo come rimane. Ecco qua, mi fermo un attimo e vi faccio vedere. Ecco qui. C'è una buona componente, ovviamente, di zeolite,
sono andato giù abbastanza deciso, ho sbagliato a versare ma poi ho tolto l'eccesso, ma qualcosina, qualche grammo in più c'è rimasto e va bene così. Un buon profumo di sapone di Marsiglia, qui attacchi non ne ho, ma ovviamente vado in prevenzione perché tanto poi si sposteranno di pianta in pianta le maledette. Come dicevo, dal momento che qui non ho attacchi, mi tengo dalla metà in giù. Nei prossimi giorni poi vedrò, valuterò se darlo a tutta la pianta. Qui continuo poi da solo. Mi sposto però lì dove avevo l'attacco, è in ombra, voglio vedere cosa succede. Ecco qui, la vedete? È quella di prima. L'attacco grosso ce l'ho qua dentro. Allora vado avanti e domani vengo a vedere, guardiamo insieme i risultati e spero di non vederne più, insomma, almeno lì dove sono arrivato con la mia soluzione. Sono passate 24 ore da quando ho fatto il trattamento. Allora vi faccio vedere un po' come sono rimaste le piante. Vedete, guardate come sono rimaste macchiate, una bella dose di zeolite e il sapone. Ora qui è dove non ho toccato nulla, c'erano quei due pomodori, quei tre pomodori anzi, infestati da tutte quelle cimici. Al momento io non ne sto vedendo. Allora guarda, guardate, vi faccio vedere una cosa, spero che si veda, c'è un cadavere. Allora guardate. Vedete questo puntino sulla foglia? È una di quelle neane di morte. Le altre ovviamente saranno cadute per terra. Ne vedo ancora qualcuna qui sulla pianta, ma sto toccando, cadono a terra, sono belle che morte. Quindi, in definitiva, se l'insetto viene colpito, muore. Non c'è possibilità di scampo con questo mix. Mi giro, vi faccio vedere ancora un po' le piante. Allora, vedete, come vi avevo accennato, l'ho fatto nella parte bassa. Nella parte alta non ho fatto nulla. Vedete che è pulita questa qui. Non ho messo niente. Perché ho visto che le piante infestate, ma non sono queste, sono quelle che ho fatto vedere prima, ce l'avevano nella parte bassa. Ho dato lo stesso trattamento a tutte le piante. Non mi illudo di aver vinto la guerra, assolutamente no. Sarà una lotta impari, dura, sono insetti veramente tenaci, però un trattamento così ogni 7-10 giorni lo posso anche fare. Come vi dicevo ieri, se vedo che sto perdendo, se vedo che si moltiplicano a dismisura, che ho perso il controllo, vado di piretro e ammazzo tutto, anche lo spinosad, ovviamente se parliamo di roba chimica, purtroppo. Dispiace molto, perché di chimico io qui quest'anno non ho messo assolutamente nulla come lo scorso anno, quindi io questo lo posso benissimo staccare, lavarlo sotto l'acqua, vedete come viene, e mangiarmelo. Questo è il grosso vantaggio di questo tipo di trattamenti. Va da sé che hanno l'effetto che hanno, voglio dire, se siamo all'inizio e ne ho colpiti qualche decina, qualche centinaio, ho risolto una parte del problema, ma non mi illudo perché sono veramente insetti tenaci. Bene, volevo condividere con voi questo trattamento. Se ne conoscete altri, ditemeli. Tenete conto che l'aglio è repellente, ma io sono allergico e non lo posso utilizzare. C'è il peperoncino che va anche molto bene e lo devo provare. Al momento ho provato questo, la zeolite e il sapone di Marsiglia. Anche il sapone molle potassico va benissimo, non ce l'avevo in casa in quel momento. Lasciate un like, condividete, scrivetemi nei commenti come fate voi. Mi fa molto piacere leggere e imparare altri rimedi casalinghi. Se funzionano va benissimo. Vi auguro una buona giornata, ci vediamo la settimana prossima. Lasciate un like e iscrivetevi al canale.